Io penso che un anno e mezzo che sono qua, ho dedicato quest'anno e mezzo al Trapani, veramente al Trapani, perché io ho cercato sempre di vivere la cosa come se fosse mia e non è mia, però sapendo che alle spalle c'ho una famiglia, che volevo loro cercare di riportarla in Serie B. Quest'anno abbiamo fatto, secondo me, tanti punti, però siamo arrivati lunghi, nel senso che stavamo, quando siamo stati lì lì per arrivare in Serie B, forse siamo calati mentalmente, e questo l'abbiamo pagato anche oggi, al di là del Cosenza che effettivamente ha giocato meglio di noi, ma erano più reattivi, più a livello, noi avevamo l'obbligo di vincere, perché chiaramente dovevamo fare un campionato di questa portata. E questo mi sento di dire che mi dispiace, ma professionalmente non ho veramente, non ho da giustificare nulla, perché ci abbiamo messo tutte le persone che hanno lavorato con me, intorno a me, i ragazzi che ne potete, se ne può pensare, hanno cercato sempre di fare il massimo che lo potevano fare. È così, lo sport è così, non è che c'è una regola precisa, non è che lo decide Gesù Cristo se si vince o no. E in questo forse siamo mancati nella parte, quando eravamo lì agganciati e potevamo prendere, aggrapparci a questa cosa qua, e non siamo riusciti. Però, ripeto, non c'è stato nessun, come dire, non tentativo, anzi, perché io volevo veramente... Sono rimasto qua scommettendo su questa città, su questa piazza, su questa squadra, e volevo veramente regalare, tornare a Serie B. L'unica cosa che mi dispiace è questo, che non aver potuto, insieme a chi lavora con me, regalarvi a voi, perché voi la gente e i tifosi, questo traguardo. Ecco, la chiudo così perché è la cosa che sento. Poi altri discorsi, domande, non ho né l'umore, ma non pensate che non sono dispiaciuto. Io sono dispiaciuto, non sono trapanese, ma l'ho vissuta come se lo fossi, e l'ho vissuta veramente lavorativamente, emotivamente, in maniera forte. Se potevo aggiungere qualcosa, andavo in campo anch'io, anche se ormai non ho più l'età, però... Questo, a volte ci vuole anche quel pizzico di determinazione nel momento di che puoi cogliere. Però, ripeto, abbiamo fatto 68 punti, sotto tanti punti. E forse mentalmente, quando eravamo vicino a Lecce e tutti ci credevamo che potevamo farcela, al momento che non l'abbiamo raggiunto, si è perso quell'attimo che ti frega.